Buongiorno ragazzi, allora niente, sono esattamente dove ero ieri sera, tutte le tavole piallate e da tagliare. Oggi è un giorno che ho tipo margine di errore zero, perché come vi ho detto ieri non ho scarto. Non ho assolutamente scarto, soprattutto sui pezzi lunghi, e devo tagliare tutti i pezzi. Quindi oggi, prima cosa in mattinata, taglierò tutti i pezzi a misura e li marcherò per a che elemento appartengono, segnando sopra con lo scotch anche sempre le loro misure. L'obiettivo di oggi in realtà è fare i tagli e completare almeno il primo elemento, il basamento. Non ho ancora preso una decisione se usare domino e colla o viti nere a vista, non per una questione di comodità ma per una questione estetica, perché entrambe le soluzioni comunque comportano del lavoro in più. Penso che farò viti nere a vista, un po' per estetica, come dicevo, e un po' perché mi intrippa l'idea di aggiungere all'elemento di design anche il posizionamento delle viti, cioè capire dove è buono piazzarle in modo che stiano bene, che siano equilibrate, che sì, comporta un lavoro in più, perché c'è da prendere anche questa decisione lato estetico, però potrebbe dare un valore aggiunto poi come immagine generale. E poi perché è un lavoro comunque interessante, capire dove piazzare le viti in modo armonico. Niente, quindi direi di non perdere altro tempo e mi concentro, vado giù diretto e vedo di tagliare tutto a misura e dividere per i vari elementi. Ci vediamo più tardi. Niente, stamattina il lavoro è tutto così. Concentrazione, lista della spesa, misure, tagli, marcature. Divisione per elementi, tutti marcati in modo tale dopo l'assemblaggio sia tipo Lego, cioè proprio facile con le bustine divise per elementi. Siccome è piuttosto noioso da vedere e io voglio concentrarmi, poche riprese e ci vediamo più tardi, perché se ne sbaglio solo una sono fottuto. Madonna, se mi manda male sto lavoro. Allora, cambio di programma. Non taglio prima tutti i pezzi, perché mi sono accorto, per fortuna, al pelo di dover rivedere quelle misure che mi sono segnato, perché ho fatto un cambio di spessore da 25 a 22, quindi anche tutte le misure vanno rimodulate. Quindi monto pezzo per pezzo e taglio elemento per elemento mentre lo sto montando, così almeno sono sicuro. Tanto ce le ho marcate le tavole. Quindi, come vi dicevo ieri, primo pezzo alla base, è un bello sberlone di base. Comunque, primo pezzo alla base, primo lavoro da fare, siccome questi vanno uniti secondo schema, va sagomato. Dicevo, vanno sagomati i due fianchi, così, con questo incastro qua, in modo tale che sia questo che quello sotto vadano dentro. Potevo fare una roba rettangolare normale con due viti sparate dentro, no? No. Ok, procedere così mi è più congeniale, almeno il modo l'ho trovato. Comunque, inizia a esserci qualcosa. Gli incastri sono fatti, incastri è un parolone, però ci sono. Ora, questo deve diventare una L, che non è ancora tagliata a misura per mettersi al centro, o meglio, a un tot di centimetri dall'inizio per poi supportare la cornice, e questo invece serve solamente per non lasciare il buco davanti, quindi qua un po' arretrato con lo scuretto.
Ora, devo tagliare quella misura, devo levigare questi perché faccio i pezzi, gli elementi finiti. Non mi perdo, cioè levigo i pezzi singoli, assemblo l'elemento e poi solo dopo levigherò l'elemento, quando levigherò tutto. E poi è ora di capire le viti, o il domino, o tutte e due. Grazie a tutti quelli che mi stanno dando messaggi di supporto, ma il mio umore è sempre così, cioè sono sempre ansioso sulle cose, quindi non è un progetto eccezionale. Però ho capito perché mi mette così ansia. Forse, questo si può considerare il mio primo progetto di falegnameria vera. Perché va bene gli UFO, va bene il bancone, va bene l'Armadea, che è una modifica degli armadi IKEA, va bene tutto, ma questo è il primo progetto di falegnameria vera. Cioè, vabbè, sì, ho fatto anche i tavolini, però i tavolini erano una stronzata, erano facili, c'era la cosa delle tre gambe, ma era facile. Però già la base mi piace, eh? Il footprint che lascia, 79x76, mi piace. Dai, vado avanti spedito, che così vediamo dove fallisco. Il capra intanto è sempre più comodo, sempre. Ok, neanche incollaggio a secco, accostaggio a secco, è proprio solamente accostato. Perché ora devo capire, in funzione del metodo di assemblaggio, se domino, viti e colla, sì, bella colla sicuro, devo capire in che ordine assemblarlo, perché più o meno questa è la forma finale del basamento. Continuo a ripeterlo, è una bella sberla, eh? Cioè è una bella sberla piazzarsi in soggiorno, sto a fare qua. Viti nere. Mi avete mandato il link di una manata di viti nere per cui scegliere. Allora, mi avete dato queste che secondo me sono veramente aggressive per il montaggio normale dei pezzi, anche perché ce ne vanno un po' e diventano veramente tante, così grosse. Poi ci sono queste, a brugola, a testa svelata, non sono autofilettanti, però tanto ci sarà la colla. No, queste con la testa bombata, sì, le userò, ma le userò solamente in alcune parti, tipo i supporti della televisione. Della soundbar, anche perché anche questa, anche se ce ne sono tante, non è il massimo. E poi le classiche viti nere normalissime. Io voterei per queste, però per vedere se vanno bene, è meglio vederle direttamente col colore che mi gioco una palla, che quando l'ho finito, prima di colorarlo, Anna cambia idea sul colore e io tiro giù i saracchi. Allora, il colore è questo e vediamo. Allora, viti nere su questo colore. Supponendo che il posto dove ce ne vanno di più in meno spazio è questo, dove io ne metterei 3. Bah, che dite, ci stanno. Poi non so neanche se ce l'ho della lunghezza giusta, perché sono proprio al pelo. È vero che c'è anche la colla. Alcune cose comunque andranno per forza fatte col domino, tipo. Se no, per mettere quello lì in mezzo devo mettere qua tutta un'infilata di viti, che ovviamente deve corrispondere con quella al centro qua, con le distanze giuste. I dettagli che mi mandano male, come sempre. Allora, le viti nere mi convincono, sono anche della lunghezza giusta. Ora, sempre a proposito di pippe, allineate sopra che filano o con uno svaso leggermente più grande che rientrano? Allora, siccome questo è un dettaglio importantissimo, so che sono fissato, ma per me lo è, facciamo così. Voi votate se con uno svaso rientrato o a filo. Intanto io vado a ritirare il pacco Amazon. Niente, mi state facendo venire tutti i dubbi se non farlo addirittura senza niente. Cioè, pulito così e quindi col domino. Perché, allora, o uso le viti e rimango alla vista, o il domino, perché usare le spine per me non ha senso, nel senso, o non si vede assolutamente niente o si vedono le viti a vista. La via di mezzo per me non c'è. Certo che tutto pulito così sarebbe bello, perché il domino mi complica parecchio le cose, eh? Cioè me le complica davvero tanto, perché devo fare capire come incastrare tutto, forse non tanto. Poi devo vedere anche gli altri pezzi, il domino, ma forse per alcuni basta la colla.
Dopo un'attenta analisi introspettiva ho capito che non voglio usare il domino perché ho paura di fare casino. Quindi l'unica alternativa è usare il domino. Perché come ha detto uno di voi, tanto ne esci pazzo comunque a farlo il cavalletto. Va bene, domino sia. Allora, primo pezzo già dominato per fare la prova e mi raccomando, quando usate il domino è bene fare una prova su un pezzo per verificare profondità e misure, però il pezzo di scarto che dovete usare non è il bancone da lavoro, porca di quella... Niente, questo lavoro qua mi mette agitazione, mi mette ansia come il gioco della bottiglia per una ragazzina delle medie. Allora, la base è tutta dominata, ora una bella levigata, mi fermerò a 180, gli abrasivi che uso sono gli abrasivi NAT, non è una sponsorizzazione, li ho comprati ma mi piacciono, li trovo buoni. Mi fermerò a una 180 perché anche col campione mi ero fermato a 180 e mi piaceva l'effetto perché tanto poi sopra, dopo tutto, ci va il Bondex. Poi darò un'altra levigata una volta assemblato, quindi levigata, colla e assemblaggio. A proposito di colla, qualcuno mi ha chiesto come mai ho ricomprato di nuovo tutte e tre le Tybalt, anche la 1 che ho detto che non usavo. Allora, la 1 l'ho comprata esclusivamente per la bottiglietta. Cioè, la userò, la finirò e poi userò la bottiglietta, perché il tappo erogatore è comodissimo. Tappo erogatore che avevo anche in quelle più piccole, ma non mi si adattava agli altri, non andava bene. Quindi almeno qua potrò mettere una colla generica per le cose un po' più abbassate. Le altre due, invece, le ho comprate. Secondo me non hanno una reale differenza, a parte la sottigliezza water resistant e waterproof e il fatto che questa asciuga prima, ma hanno un colore completamente diverso, quindi su determinati legni secondo me è meglio questa, su altri è meglio questa, tipo il frassino secondo me andiamo con la 2. E poi vabbè, ho comprato il mega bidone americano perché era in sconto. Quello che mi piacerebbe è che chi fa la colla imparasse a mettere le etichette a rovescio, perché le persone serie la colla la tengono a rovescio. È lui.
Ci assomiglia. Eh no, è proprio uguale. Oh, è venuto. Il primo pezzo è venuto. Anche abbastanza preciso, devo dire, eh? Sono abbastanza soddisfatto. L'unica cosa che mi dà veramente in testa è questa. Quel millimetro di gap, perché devo aver tagliato questo traverso troppo corto di un millimetro. Poco male, dall'alto non si vede. Però in compenso, grande satisfaction, perché è tutto perfettamente in squadro da tutti i lati. Grande soddisfazione, grande. Non so dirvi se questo è il pezzo più difficile o il pezzo più facile, perché vabbè, averlo fatto col domino è stata la scelta giusta. Avevate chi diceva niente viti, aveva ragione. È molto più bello, è molto più pulito, è molto più di falegnameria così. Sta benissimo. Dicevo, non so se è il pezzo più facile o più difficile, perché alla fine è una cornice con quattro pezzi, però c'erano da fare questi qua belli precisi e c'era l'incastro col domino, che in alcuni punti andavano un po' a inseguirsi, quindi era un po' complicato. Però potrebbe essere anche il più facile, perché poi di fatto la cornice è altissima e devo capire come fare a morsettarla e come giuntarla adesso col domino. I bracci posteriori hanno una fresata che non è da ridere, ma soprattutto lo scorrevole interno deve essere proprio stretto stretto all'interno della cornice. Però dai, che piano piano lo mettiamo assieme. In tanti mi state dicendo che è bello anche di questo colore. Io sono d'accordissimo. Il frassino è un legno mai usato, che non conoscevo assolutamente. Non so neanche dirvi se è in voga, di moda o no, ma io anche in gioventù non l'ho mai sentito. Il fatto non è che Anna ha scelto quel colore là, che si può anche farle cambiare idea o ignorarla. Il problema è che così chiaro all'interno del soggiorno tutto bianco, paura si perda. Però per fortuna la verniciatura è l'ultima cosa. Quindi si può benissimo, una volta finito, andare di là, piazzarlo lì, mettergli su anche la televisione. Già, c'è anche tutto, io non ho studiato tutto il porta televisione, perché la televisione non può essere morsicata veramente come un quadro. Ci va dietro un pannello e bisognerà capire come. Ad ogni modo, dicevo che posso finirlo tutto, poi piazzarlo là e vedere il colore. Adesso, questo è il primo elemento di 8. Però, cioè, scusate, sono sinceramente stupefatto. È bello, sembra fatto da un falegname vero. Ma un falegname vero con 30.000 lire lo faceva meglio. Ad ogni modo, io adesso, il secondo elemento da iniziare è la cornice. Per cui ho i pezzi lunghi, la cornice che andrà appoggiata qua e poi agli scorrevoli. E sono le 7. Io metterei a posto sto casino e poi magari inizio già anche la cornice. Sono l'uno, preso duro. Oh, mi sono arrivato da 50 di messaggi. Grande, bellissimo, col domino è svoltato, bellissimo lavoro, sta venendo la figata. Calma, è il primo pezzo, frenate gli entusiasmi, la cazzata è sempre dietro l'angolo. Calma, metto a posto e iniziamo il secondo. Allora, questa è la struttura della cornice, che è l'unico altro pezzo che avevo tagliato per intero. Mi sembrano pochi quei pezzi lì, non so. Vabbè che molte sono cazzatine. Niente, fatta così, ai longheroni, la state vedendo di schiena, quindi questo qua è il culo. Qui dentro, come vi dicevo prima, lo scorrevole dovrà scorrere qui dentro, quindi dovrà essere bello fittato qua, ma lo vediamo dopo. L'unica cosa che mi ero lasciato indietro da tagliare era questo elemento qua, che è questo qua praticamente. Questi due reggimensola qua, di questa mensola qua, che non so bene perché ci sia, ma nel senso i cavalletti ce l'hanno, l'ho fatta anch'io. Perché volevo calcolare bene le proporzioni.
Perché l'avevo inizialmente pensata un 9x10, infatti me l'ho segnato da verificare. Il 9x10 viene proprio una cagatina, perché 9 deve coprire questo, poi 10 qua viene poco. Allora adesso l'ho fatta 12x9. Così viene un po' più grande e rispetta anche il modulo del 3, perché 120, 90, qua si iscrive un quadrato e qua viene via 45 con questo lato a 60. Quindi adesso è più armonica e lì ci sta, perché è la distanza che c'è adesso, quindi ha un po' più di presenza almeno. L'altra cosa è che io, per pulizia posteriore, perché ho visto che i cavalletti non ce l'hanno, avevo messo qua un traverso, là e uno semplicemente in testa. Io ho paura che tutta questa estensione, che è 1,77 m, inizi a spanciare col tempo e possa dare problemi allo scorrevole. Allo scorrevole che non fitta più bene dentro. Per cui, siccome un pezzo ce l'ho, forse vale la pena, tolgo un attimo questo, aggiungere anche un altro traverso in mezzo. Non è in mezzo, va calcolato bene dove, perché poi lì ci sarà la televisione, non deve romperle. Però va pensata prima, perché i traversi vanno dominati destra e sinistra. Vedete, col domino qui è un po' un grugno, è un po' un casino da fare, però qualcosa può essere fatto anche sulla colla, perché tiene assieme ma non regge il peso. L'altra difficoltà è serrare questo bene, dato la lunghezza. Non ho una clamp così lunga, forse ce la farei con due di quelle, ma non ho il giunto in mezzo e non lo voglio comprare. Nulla, non so, sì, comunque il pezzo per aggiungere il traverso in mezzo ce l'ho, perché in realtà mi sono accorto oggi di aver contato più pezzi di quelli che mi servivano, alcuni erano doppi, mi sono accorto e non li ho tagliati. Devo aver fatto un gran casino in fase di progettazione di sto lavoro, forse perché non l'ho progettato. Ho fatto uno schizzo volante, e l'ho pubblicato, l'ho fatto vedere a voi, ero tutto eccitato, poi ho iniziato a cagarmi sotto, l'ho rimandato il lavoro. Comunque, non sono decisioni che posso prendere alle 8:15. Quindi, la giornata è stata buona. Qualcosa è stato portato a casa, la base è stata portata a casa, diciamo. E quando hai la base, hai tutto. Al massimo metti solo la base in soggiorno con un vaso sopra. Bando alle cazzate, ci vediamo domani.